Ciao, sono Zane di Turbolab.it e oggi porto ottime notizie per tutti coloro che detengano NIO nel proprio wallet. Il consiglio che supervisiona lo sviluppo del progetto ha infatti deciso di distribuire a tutta la community una quantità variabile di monete Ontology, un nuovo progetto in fase di lancio. Seguimi e ti racconterò tutto. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Iniziamo chiarendo che le monete che ci sono state regalate sono ONT, ovvero un gettone del progetto Ontology. Di che cosa si tratta? Di una nuova ICO lanciata da pochi giorni, che appunto si appoggia sul progetto NIO, similmente a quanto le ICO più recenti hanno fatto con il progetto Ethereum. Le due aziende, quella che sviluppa Ontology e quella che sviluppa NIO, sono completamente distinte. Ciò nonostante, l'azienda che sviluppa Ontology ha deciso di regalare al NIO Council, quindi al consiglio che sviluppa NIO, un 20% delle monete generate. Il consiglio a propria volta ha deciso di ridistribuire questo omaggio presso tutta la community di possessori di NIO, come forma di ringraziamento o premio di fedeltà per aver posseduto appunto le monete NIO. La proporzione scelta è di 0,2 gettoni Ontology o NT per ogni NIO che ognuno di noi possedeva. Quindi, per fare i conti facili, dicendo che uno di noi possedesse 5 monete NIO nel proprio wallet, si ritrova oggi anche con 0,5. Ma c'è di più. Un altro 0,1 Ontology per ogni NIO posseduto verrà distribuito durante la primavera del 2018. Quindi, di fatto, contando complessivamente quello che accadrà alla fine dell'operazione, per ogni NIO che ognuno di noi possedeva sono stati ricevuti 0,2 Ontology, 0,1 subito e 0,1 in un secondo momento durante la primavera. C'è da dire che in questo momento il valore assoluto di un gettone Ontology è piuttosto basso, nel senso che secondo i dati di CoinMarketCap al momento in cui registro questo video si parla di $1,5 per ogni gettone Ontology intero. Quindi è chiaro fare i conti e capire che da questa operazione di airdrop hanno guadagnato cifre veramente importanti solo coloro che già possedevano una valangata di NIO nel proprio wallet. Di conseguenza, stando così le cose, la strategia probabilmente ottimale in questo momento è attendere e non vendere le monete Ontology, ma conservarle nella speranza che negli anni futuri il progetto possa rivalutarsi, crescere e quindi le monete salire rapidamente di valore. Come fare per verificare quanti gettoni effettivamente possediamo? Dunque, se avevamo le monete sugli exchange, no, dipende dal tipo di supporto che l'exchange in questione offre per le monete Ontology. In particolare Binance e il già consigliato KuCoin offrono pieno supporto e quindi hanno già iniziato a distribuire le monete Ontology. Dovremmo ritrovarcele all'interno del nostro pannello utente senza fare nulla. Per quanto riguarda il wallet software Neon Wallet, che abbiamo già consigliato nella trattazione e nell'approfondimento su NIO, Ontology è pienamente supportato, dobbiamo semplicemente aggiungere l'hash del gettone, ovvero il codice che consente al programma di recuperare l'informazione sulla blockchain. Scusate per la semplificazione se siete più esperti, però avete capito che cosa voglio dire. La procedura è generalmente piuttosto semplice, quindi si tratta di avviare Neon Wallet dopo averlo aggiornato all'ultimissima versione disponibile, cliccare Manage Neon Settings, quindi Manage Tokens e creare un nuovo token inserendo l'hash del progetto che ho lasciato e indicato nell'articolo completo su turbolab.it. Ritornati al nostro wallet dovremo vedere anche il credito di gettoni ONT che ci sono stati distribuiti e assegnati. Una volta aggiunto il codice, il programma ci permette poi anche di inviare i gettoni ONT verso un exchange o verso un altro wallet. Dobbiamo semplicemente seguire la solita procedura. Per quanto riguarda invece l'indirizzo sul quale ricevere i token ONT che magari vorremmo acquistare in seguito, basterà utilizzare lo stesso indirizzo del wallet NIO che già conosciamo. Gli indirizzi infatti sono gli stessi, sia per ricevere NIO che per ricevere i suoi token.
Per chi invece conservava i propri token su un wallet hardware, la situazione è, come sempre, meno immediata da gestire. Nel senso che io ho guardato rapidamente per il Ledger Nano S, che è uno dei wallet hardware più diffusi, e in questo momento il software ancora non supporta esplicitamente la visualizzazione dei token ontology distribuiti con questo airdrop. Potete provare a seguire la stessa procedura che ho appena indicato riguardante il wallet software, aggiungere l'hash manualmente e vedere se funziona. In caso non dovesse funzionare, io purtroppo non possiedo un dispositivo hardware sul quale fare una prova, quindi potete consultare il sito del vostro produttore e eventualmente contattare il supporto tecnico. Da Zane di Turnblog.it è tutto. Come sempre, se il video ti è piaciuto, ti chiedo di cliccare mi piace qui sotto, per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda anche di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti, che trovi sempre qui sotto, e sulla piccola campanella che si trova di fianco. Al prossimo video, ciao!